Buongiorno a tutti, come state? Stiamo aspettando Paolo per andare a fare una passeggiata anche oggi. A dopo, ciao! Siamo arrivati alla stazione turistica di Prato Spilla, dove d'inverno si scia, e da qui prenderemo il sentiero per andare al lago Palo, che è molto bello. Dobbiamo raggiungere lassù, vedete dove c'è la pista, andare lassù e poi dopo deviare a sinistra. Se la fai finire tutto scappa, eh? No, no. Occhio. Perché mi deve scappare, scusa. Blu, andiamo a fare una bella passeggiata adesso, eh? Eh? Andiamo a fare una bella passeggiata. No, senza tirare però, eh? Non tirare. Non tirare. Adesso andiamo a fare una bellissima passeggiata. C'è anche la seggiovia in funzione per chi non vuole camminare, andare su. Cagnolino, dici? Dov'è? Ah, lassù, sì, l'ho visto. Ma ci picchia, avrà 100 anni, avrà. Magari con i problemi, con il coraggio. È coraggioso, bravo.
Dai, pistola, adesso mi va. Perico, ancora bello fresco e tante piante di lamponi, però evidentemente è già passato qualcuno, li ha mangiati. Queste super api bottinano. Cosa hai trovato? Dei lamponi. Mini? Frole. Ah, fragole. No, lamponi. No, ecco, grazie. Salita terminata, ora prendiamo il bivio. Allora, da qua si va al passo del Giovarello, al Lago Palo, al bivio, alla Sella Canuti e tornando di là, Prato Spilla, sentiero europeo E1. A destra, noi andiamo invece a sinistra, verso il Lago Palo. Facciamo a piedi quello che avremmo potuto fare in seggiovia. Il cestello fa un po' rumore. Bisogna fare tanta attenzione perché è un sentiero molto sassoso. Blu, sei felice?
Come dici? Saranno il campetto scuola. Cos'è il campetto scuola? Sale, sale, tira un bel po', ci picchia. Abbiamo già fatto un chilometro, ma se considerate che è tutto in salita, è una bella fatichina. Sentiero impegnativo per Alessandrino. Abbastanza. Pian piano. Oggi, lungo il sentiero, non abbiamo incontrato nessuno, proprio nessuno. Chissà, forse presto, no? Non credo. Oh, qua finalmente diventa un po' più dolce. E meno sassoso, sempre ricoperto di foglie di faggio. Ovviamente Paolo e Blu, che sono più veloci di me, ogni tanto si fermano per aspettarmi. Sono lenta come una lumaca, però piano piano arrivo anch'io. Siedo, pausa. Okay. Belli boschi. Che pace. Anche Blu è un po' stanco. E Tati, Blu, 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 bimbo. Oi, Blu. Non si gira neanche proprio. Blu, sei stanco? Vuoi andare? Lo so che vuoi andare. Vuoi bere ancora l'acqua? Beviamo ancora un po'. Aspetta, Beviamo? Dai, iniziato. Sei pronto? Sì, un attimo solo, un attimo solo, un attimo solo. Aspetta, aspetta, porta pazienza, aspetta, aspetta, aspetta.
porta pazienza. Tanta sete, eh? Ancora? Dai, finiscila, ti metto via. Dai, non si spreca l'acqua. Vieni, finiscila. Dai, Blu, tieni. Blu, vieni. Dai, finisci. Bravo. Molto bene, bravissimo. Anche Paolo beve. La stremmina. Faccio vedere una cosa bellissima. Questa è una tana, chissà, magari ci vanno dentro i lupi, non so, meglio non verificare. Comunque la salita prosegue. Ultimo passaggio. Com'è? Vedo che brutto, sì. Dei passaggi un po' complicati. Ed ecco la meraviglia. Difatti, ma quest'anno c'è secco, eh? Sì. Piace? Dai, fai il bagnetto, vai! Dai, Tato! Dai! È bella fredda! Non è fredda, è tiepida! Calda, davvero, calda! Mi fai il bagno? Sta
stanno arrivando le pecore, le capre a bere al fiume, guardate. Vengono a bere tutte. Bravi cicce, venite a bere che fa caldo. Quante? Ne arrivano ancora tante. C'è un gregge completo. Ma che cornona che hanno? Allora, le pecore massesi e le capre. Secondo me arrivano fin qua. A forza di mettersi in cerchio. Un agnellino. Ciao tate. Ciao. Mi state travolgendo? Adesso mi sposto, così rimanete lì. Ciao. Mangiate anche un po' d'erba col poco che c'è. Ok, sono attorniata. Mi hanno circondata. Ciccia, te bevi in solitudine? Brava tata, bevi, bevi, fai il pieno che dopo ti tocca camminare ancora, ciao ciccia, ciao. Quante, continuano ad arrivarne. Adulti, piccoli, un po' di tutto, ne arrivano ancora, che meraviglia. Vabbè, sembra un documentario di Geo in Geo. Bellissimo, che meraviglia. Quanta acqua potranno bere tutte queste pecore e queste capre? Consideriamo che saranno, 300? Ne arrivano ancora però. Thank you.
Ed ecco che, spinte dalla sete, le capre e le pecore di origine massese si spingono fino al lago per bere. La gola che vedete di fronte è Sella Canuti. Ora le pecore e le capre passeranno il bosco e andranno verso Prato Spilla. Fra un po' le vedremo riemergere dopo il bosco. Blu, sempre felicissimo, si rotola. Contento. Dai, Blu, la saliti là. Lasciamo il lago che si sta affollando di persone urlanti e andiamo nel bosco verso Prato Spilla. Dobbiamo andare lassù, attraversare il bosco e poi girare a destra. Ed ecco le pecore uscite dal bosco, si incamminano verso la montagna. Ci rientriamo nel bosco per andare verso Prato Spilla. Un'altra bella arrampicata, mamma mia, quanto pende. I fagiotti, fagiole, i frutti del faggio, eccoli qua. E dopo aver passato una valle di mirtilli e di lamponi, si esce dal bosco. Ecco qua. Oh, forse ci sarà ancora qualche salita, secondo me. Dobbiamo andare lì lassù, Paolo? Su quella pietraia? Sotto la pietraia? Ok, andiamo.
posto dove mangiare. Ci fermiamo proprio qui, che ne dite? Bello, eh? Paolo sposta un sasso da usare come sedile. Pronto. Ci mette anche le zeppette sotto, così è più stabile. A prova di Sandra, grazie. Non male. Paolo prende dei sassi da usare come sedili. Questo nostro tavolo improvvisato. Pranzo, fetta secca con un po' di parmigiano e una fetta di pomodoro. Qui c'è il nostro miele. Blu, qui con i suoi crocchini, la carota, l'acqua, si mangia tutti. Olè. Mi sembra di essere Adi a mangiare sui pascoli. I posti. Lago Palo. Qui ci sono tanti ginepri bassi. Un po' di fiori di erica e anche qualche pianta di mirtillo ancora. Non abbiamo lasciato nessuna traccia, dopo il nostro pranzo. Ora ancora questo sentiero che va verso l'alto, poi si svolta a destra e si torna verso Prato Spilla. Ci si posa sicuramente qualche uccellino a fare gli escrementi, perché ci sono le cacche viola da mirtillo.
artigli a non finire. Essere un po' stanchina, ma sono molto molto felice e soddisfatta di questo bellissimo giro e di questi meravigliosi paesaggi. Qui probabilmente passano i cinghiali, guardate com'è tutto razzolato, cercano radici, vermi, cose da mangiare. Quasi in cima. Inizia la discesa.
questa è la pista da sci, se vi piace sciare, da fare d'inverno, e va giù. Adesso qua non si vede dove va, però va giù, continua giù. Laggiù in fondo c'è il parcheggio, siamo quasi arrivati. E qui ci ricongiungiamo col sentiero che abbiamo fatto prima e andiamo giù. Siamo di nuovo alla partenza. Tutte queste strutture di legno le ha fatte Paolo. Non male, eh? Guardate com'è stato bravo. Tutto quanto, i porticati, tutto quanto, tutto il portico di legno ha fatto Paolo. Ecco qua. Eccoci, allora, giro finito. Un bacio a tutti, da me, da Paolo e da Blu, che è distrutto. È Blu. Ciao.